Eravamo solo su Instagram, poi al Festival di Locarno, poi alla RSI, poi è arrivato il blog e adesso. Hateful Podcast. Ebbene sì, anche come podcast, voi direte che noia, sono ovunque Voi questi direte, hateful. finalmente non avevamo abbastanza di Hateful, perché 14 secondi E sono veramente troppo pochi. Poi 50 quanto? secondi? 14 ho detto. Ah, ok. E quindi abbiamo detto, beh, facciamo 14 minuti. Ebbene sì, ci sono i Perché podcast. voi ci volevate. E allora cosa facciamo? L'Hateful Podcast, che dura 14 14 minuti minuti, ogni ogni quanto. 14 giorni, quindi 2 settimane per essere più. 14 giorni è abbastanza. Altre cose col 14? Non credo. No, se avete voi 14 visualizzazioni, almeno datecele. Potrebbero bastarci almeno all'inizio. Ma di cosa parlerà questo podcast? Beh, questo podcast parlerà di cinema, parlerà degli Hateful, e In gli Hateful stile non Hateful. possono parlare di cinema in maniera normale, ma parlare del cinema che ci ha fatto schifo, e quindi parleremo di Il cinema che ci ha fatto schifo, quindi il cinema che fa schifo universalmente, vorrei dire. Dovrebbe, No, che fa perché schifo. abbiamo già dei titoli che ci hanno fatto schifo, ma che al mondo sono piaciuti. Sapete che il parere degli Hateful è il parere universale, punto e basta. Dovevo lasciare passare un attimo di secondo di silenzio perché, mamma mia! Quindi la prima parte sarà appunto descrizione di questo del film che Si tratteremo. discuterà del film. No, Si si distruggerà. distruggerà il film. Abbiamo proprio le parole identiche. Poi avremo un piccolo momento dove ascolteremo insieme, cioè noi con voi, con tu, con chi sta ascoltando il trailer, commentandolo un po', facendo un attimo di discussione su quello. E poi arriverà la parte incredibile, la parte dove noi, dalla nostra altezza cinematografica, perché Perché noi sappiamo, noi ma sappiamo il certo. cinema è sia noi Noi siamo sappiamo. cinema, diremo a grandi registi cosa avrebbero dovuto fare per Per migliorare il rendere il film film. guardabile, almeno Almeno guardabile. guardabile. Se noi gli abbiamo dato un massimo di 2 stelle, farlo diventare un 3. Sì. Un 3,5 Sì, per forse. Un 3 è me abbastanza, perché un 3 piace. almeno è un film che finisci e sei soddisfatto. Un film da 2. Esci e sei arrabbiato con te stesso, col cinema e col regista. Quindi noi speriamo che quei registi di cui parleremo ci ascolteranno, anche se Assolutamente. nessuno parlerà italiano Beh, probabilmente. però dovranno avere un traduttore che Ah no, dirà, certo, cioè, assolutamente. No, c'è certo. l'Hateful Podcast, can you please translate it to me? E tu dici, of Certo. course! Abbiamo già E ricevuto quindi... varie email, perché Sì, ovviamente sì, sì. chiediamo prima il permesso di parlarne e non abbiamo ricevuto risposte per il momento, ma stiamo aspettando. No, cosa anche interessante della storia di questo podcast è, non credo che non riesca a proprio pronunciare la parola podcast in una No, frase, non riesco. non Vabbè, dobbiamo comunque. perché non verrà citato. No, cosa interessante è che ci saranno puntate dove saremo, i nostri pareri saranno congruenti, si può dire? Quindi è un film che ha fatto proprio distruggere la pazienza di entrambi. Altre puntate invece saranno di film che magari a me sono piaciuti e ad Ariele no. Probabilmente sarà sempre così perché io sono più clemente, Ariele invece va. Io non ho pace. Se le cose sono brutte, va detto. Punto e basta. Beh, quindi vi aspettiamo tra 14 giorni, perché tra 14 giorni uscirà ufficialmente la prima puntata. Su che film? Beh, non possiamo spoilerarvelo, Assolutamente no. quindi... Aspettate 14 giorni e vedrete. Hateful Podcast.